pomeriggio. Avverto che l'audizione odierna, ove non vi siano obiezioni, sarà trasmessa sulla Web TV e sul canale satellitare della Camera dei Deputati. La Commissione è oggi convocata per proseguire il ciclo di audizioni nell'ambito della proposta di legge 2104 recante disposizioni in materia di trasparenza nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e per il contrasto dell'evasione dell'obbligo assicurativo. L'audizione si svolgerà in videoconferenza da remoto, sia per i deputati che per gli auditi, nel rispetto delle misure di tutela adottate dalla Camera dei Deputati per prevenire il contagio da coronavirus e secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento della riunione del 31 marzo 2020. Saluto quindi la dottoressa Silvia Castronovi, Relazioni Istituzionali di Altro Consumo, il dottor Andrea Buonasera. Pusceddu, buonasera. Il dottor Andrea Pusceddu, responsabile del Dipartimento Assicurazione Poste di Federconsumatori. Buonasera. Buonasera, il dottor Stefano Mannaccio, responsabile del settore assicurazione di Assoutenti. Buonasera. L'avvocato Sonia Monteleone, responsabile del settore assicurazione del Movimento Consumatori. Buonasera. L'avvocato Sergio Tomaino, portavoce del Dipartimento Assicurazioni dell'Associazione Consumatori Utenti, ai quali do il benvenuto e che ringrazio per la partecipazione. Invito quindi i nostri ospiti a intervenire chiedendo loro di contenere la relazione illustrativa sul provvedimento in 7-8 minuti ciascuno al massimo, anche al fine di lasciare adeguato tempo al successivo dibattito. E invito invece i colleghi che hanno espresso l'intenzione di formulare quesiti o osservazioni dopo a contenere il proprio intervento in 2-3 minuti. Grazie. Prego, dottoressa Silvia Castronovi. Allora, buonasera Presidente, buonasera onorevoli e buonasera colleghi. E innanzitutto ringraziamo per questa audizione che solitamente come associazione dei consumatori siamo sempre ben lieti di partecipare ai lavori parlamentari, in particolar modo quando si tratta di un argomento così importante per i consumatori come l'RC Auto e in insomma, questa proposta di legge 2104 che riguarda appunto la disposizione di trasparenza trasparenza nel settore dell'assicurazione, quindi proprio un tema caro all'associazione dei consumatori. E vengo direttamente in merito all'articolato dell'atto Camera e intervenendo sull'articolo 1, appunto, valutazione della soddisfazione del cliente. Come altro consumo, da sempre portiamo avanti misuriamo la soddisfazione del consumatore in tutti i settori, in particolar modo anche in quello assicurativo, attraverso delle indagini, dei warrant test, dei mystery shopping, e quindi condividiamo assolutamente lo spirito della norma, la finalità della norma stessa. Quindi, nel merito, assolutamente d'accordo con l'articolo primo. Ci lascio un po' perplesso il metodo, cioè in particolar modo chiarisco meglio il momento nel quale misurare il gradimento da parte del consumatore assicurato, perché interviene al momento dell'eventuale rinnovo della polizza presso o la stessa compagnia di assicurazione o una compagnia di assicurazione differente scelta dal consumatore. Dunque potrebbe inficiare l'oggettività del parere espresso dall'assicurato o dall'ex assicurato. E per quanto riguarda poi l'articolo sempre 1, dal comma 2, tra i soggetti che devono essere consultati, chiediamo che oltre l'IBAS vengano consultate anche le maggiori associazioni riconosciute a livello nazionale, quindi le associazioni del CNCU, e quindi aggiungere dopo l'IBAS la frase le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, ora o del CNCU o comunque rappresentative che vengono consultate perché hanno un po' in maniera differente dall'autorità il polso del consumatori assicurati. Dell'articolo 2 invece chiediamo che venga cassato, in quanto è stato superato dal DPM del contratto base RC Auto, che entrerà in vigore a fine aprile, e introdotto dal decreto legge 179 del 2012 e definito poi dal decreto numero 54 del 2020 emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Per quanto riguarda l'articolo 3, il contratto
contrasta l'evasione all'obbligo assicurativo. Ecco, l'evasione all'obbligo assicurativo impatta veramente in maniera incisiva e negativamente sul settore assicurativo, e anche danneggia, oltre che la collettività, anche in particolare l'assicurato, perché contribuisce a creare il monte sinistri e al quale il sistema assicurativo deve far fronte, con un danno economico oltre che per i cittadini, anche per il singolo assicurato. Quindi benissimo il contrasto all'evasione dell'obbligo assicurativo, però per misurare la forchetta dei non assicurati, crediamo che non sia tanto valida la misurazione tra i veicoli immatricolati e quelli assicurati, perché non è una misura che di per sé dà effettivamente il polso della situazione, in quanto vi potrebbero essere dei veicoli non legittimamente non assicurati, ad esempio un veicolo che io non utilizzo e tengo in garage non è sottoposto all'obbligo dell'assicurazione perché non circola. A nostro avviso sarebbe più efficace un intervento che omologhi tutti i dispositivi di lettura di targa, quindi mi riferisco all'Autovelox, Telepass, ZTL, il Tutor, in quanto in questa maniera si potrebbe rilevare in maniera un po' più oggettiva la violazione dell'obbligo assicurativo a chi è tenuto ad assicurarsi perché è in circolazione. E questo decreto di omologazione, tra l'altro, è atteso da molti anni, e dopo questo, oltre all'omologazione, chiediamo pure che venga fatto una sorta di archivio integrato tra quelle che sono gli elementi che vengono rilevati, e anche una modalità di coordinare le varie, ormai siamo in un'era molto digitalizzata, i collegamenti tra le banche dati che memorizzano le sanzioni per la guida senza assicurazioni tra polizia stradale, forza di polizia, quindi tra tutti coloro i quali possono rilevare una sanzione per guida senza assicurazione, in modo che queste banche dati vengano messe in comune e possa effettivamente aversi un criterio oggettivo per misurare e anche per sanzionare le auto che circolano senza assicurazione, senza adempiere all'obbligo dell'assicurazione. E infine cogliamo l'occasione di questa audizione per ribadire e per sensibilizzare la commissione che si occupa appunto di queste argomentazioni sul problema dell'RC auto familiare, la questione dei 5 anni senza sinistri. Questa è stata una legge, dalla legge Bersani e poi rinnovata con vari decreti fino al 2020, che era una legge che lo spirito della legge era quella di facilitare, di venire incontro al consumatore, e mentre ci risulta appunto che il settore dell'industria assicurativa ne abbia dato un'interpretazione troppo rigida, a nostro avviso, perché il dettato legislativo dice: in assenza dei sinistri con responsabilità esclusiva principale a parità paritaria negli ultimi 5 anni, non per 5 anni, mentre il settore assicurativo ha interpretato l'applicazione del classe di merito del familiare più classe di merito nell'ambito familiare più favorevole solamente se si hanno per veicoli non incidentati per almeno 5 anni. Quindi riteniamo che questa norma, che questa interpretazione sia troppo rigida. Sappiamo di non essere solo noi associazioni di consumatori a chiedere questo, ma anche l'IBAS ha fatto dei quesiti al Ministero dello Sviluppo Economico, quindi chiediamo che questa norma venga riabilitata nello spirito per la quale è stata fatta, quindi di favorire il venire incontro al consumatore assicurato, e vengono inserite anche le non incidentalità, ad esempio per 3 anni o per non, il fatto che non ci siano incidenti, possa essere applicata la classe di merito più favorevole anche agli altri componenti del nucleo familiare o ad altri veicoli di natura diversa per famiglia. Io concludo, ho inviato come altro consumo, abbiamo inviato un nostro contributo scritto come memoria per l'audizione, che spero che venga messa a disposizione della Commissione. Grazie dell'attenzione. Bene. Passerei la parola al dottor Andrea Pusceddu, responsabile del Dipartimento Assicurazione Poste di Feder Consumatori. Buongiorno a tutti. Non raggiungere un contributo fattivo e evitare di ripetere quanto già rappresentato dalla collega Castronovi. In merito all'articolo 1, riterrei opportuno estendere
la valutazione, oltre che con particolare riferimento alla consulenza e all'assistenza al momento della stipula del contratto, anche in realtà a tutto quello che è connesso il rapporto con la compagnia di assicurazione nel corso di tutto lo sviluppo del contratto. E quindi sia per quanto attiene le questioni relative alla fattispecie contrattuale, sia in caso in cui si verifichi un sinistro e quindi si abbia la necessità dell'intervento della compagnia assicurativa, oppure sia anche nel caso in cui vi siano dei servizi offerti dall'assicurazione che al di là del sinistro facciano parte del contratto sottoscritto, della polizza, e pertanto comunque sono rilevanti ai fini del grado di soddisfazione dell'utente. Quanto al salto direttamente all'articolo 3, sul contrasto dell'obbligo dell'evasione, dell'obbligo assicurativo, posto che si tratta di una piaga che ha assunto una rilevanza sociale davvero non più tollerabile, stante la percentuale di veicoli che parrebbe circolare privo di copertura assicurativa, ciò si rivela un danno sia per la collettività in senso economico, perché comunque tutti poi dobbiamo concorrere a coprire in qualche modo i danni provocati da questi veicoli, e sia per il soggetto che subisce un sinistro con uno di questi veicoli, che sicuramente si trova in particolare difficoltà nel vedere soddisfatto il proprio diritto al risarcimento del danno. A nostro modo di vedere, esisterebbero già gli strumenti a disposizione delle forze dell'ordine, in generale della pubblica amministrazione, perché si accerti la presenza di polizza e i veicoli privi di copertura gli sia in qualche modo impedito di circolare. Non riterremmo necessario un apposito intervento legislativo, ma piuttosto una incisiva opera di moral suasion verso coloro che sono chiamati a far rispettare le norme. Il veicolo privo di copertura assicurativa è individuabile, dovrebbe al più essere consentito attraverso magari forme di finanziamento specifico, l'apposita destinazione di forze dell'ordine o strutture del Ministero per l'individuazione di questi veicoli. Grazie. Bene, grazie. Passerei la parola al dottor Stefano Mannaccio, responsabile del settore assicurazione di Assutenti. Sì, buongiorno, cercherò di essere il più breve possibile. La nostra è un'audizione condivisa con sette associazioni dei consumatori, Assutenti è una, poi c'è Movimento Consumatori, e la seconda parte della nostra relazione sarà presentata dall'avvocato Sonia Monteleone, ADUSBEF, Consumatori, Codici, Casa del Consumatore. Quindi vi abbiamo trasmesso un testo articolato. Nella prima parte, nei primi due interventi, mi pare che siamo d'accordo. Due chiose sulla questione di carattere generale. Noi riteniamo che il consumatore debba avere una sovranità nella scelta dell'assicurazione e avere il miglior panel informativo. Quindi, diciamo che l'articolo 1 di questo progetto di legge suscita uno stimolo al mercato. Ci dispiace che l'IVASS, l'autorità di vigilanza e di controllo, non abbia colto questa occasione, dicendo che probabilmente il parere del consumatore sia un parere che potrebbe essere fuorviante. No, si va avanti in maniera decisa in questo campo, si crea una
TripAdvisor sia dei servizi assuntivi, cioè della vendita delle polizze, che dei servizi liquidativi. È fondamentale che il consumatore governi le informazioni al di là di quel poco che fa l'autorità di vigilanza. Anzi, sulla base delle migliori esperienze internazionali, noi riteniamo, come succede nella Stock Exchange Commission americana, che i consumatori enti esponenziali debbano e possano accedere ai reclami o agli atti di vigilanza più importanti, ove appunto vi sia un interesse legittimo farlo. Basta con una forma di segreto istruttorio assoluto sugli atti di vigilanza, perché è l'unico, probabilmente siamo, è l'unico organismo al mondo che ha questo tipo di segreto. Alcune proposte che sono un corollario del disegno di legge. Noi chiediamo, se possibile, l'abbinamento del disegno di legge Alemanno con il disegno di legge 1895 dell'onorevole Colletti, per dare un articolato riformista del mercato delle RC Auto, che è un mercato fortemente attivo, inattivo per le compagnie di assicurazione, oltre 10 miliardi di utile nel settore RC Auto su 106 miliardi di premi cumulati negli ultimi 8 anni, un record mondiale di redditività. È un mercato terribilmente concentrato, l'85% del mercato assicurativo è nelle mani di 10 compagnie e il 50% in 3 compagnie. Bisogna assolutamente cercare di liberare i lacci e lacciuoli di questa liberalizzazione che non ha assolutamente aumentato la concorrenza. Proposte. Quale corollario di questo progetto di legge, già inserite nel progetto di legge 1895, che noi ribadiamo? Un modo per muovere il mercato, secondo noi, è la portabilità del certificato assicurativo, come introdotta dalla legge Hamon in Francia, con ottimi risultati. Fare esattamente come è successo per i telefonini. Ristabilire e incentivare le polizze RC auto con franchigia, cioè con franchigia se si è responsabili di un sinistro. Questo crea una deterrenza nei confronti di chi può danneggiare l'auto. È un tipo di polizza che veniva venduta e di nicchia, con gli attuali meccanismi di pagamento con le carte di credito, può essere assolutamente un buon modo per avere uno sconto effettivo sulle polizze. Manca ancora un quadro di riferimento sulle riparazioni a regola d'arte, la legge 124 sulla concorrenza, la prima e l'ultima legge sulla concorrenza che è stata fatta in Italia, aveva dei contenuti interessanti va implementato un articolato, va salvaguardato il diritto di scelta del danneggiato di scegliere il riparatore di fiducia. Cosa che il ginepraio di clausole vessatorie che vengono fatte dalle compagnie di assicurazione rende vano e spesso e volentieri il danneggiato è fuorviato, nonostante abbia diritto all'integrale risarcimento del danno. Per quanto riguarda la tutela delle vittime della strada, ribadiamo come contenuto nella legge 124 il diritto a valutare il risarcimento sulla base delle tabelle milanesi e raccomandiamo il Parlamento di vigilare su disegni involutivi in tale materia. Peraltro, come visto da bozze di decreto che sono uscite dal Ministero delle Attività, dal Ministero dello Sviluppo Economico e come anche ribadito dall'IVASS, siamo decisamente contrari a un'impostazione riduzionista perché la legge ha stabilito che le tabelle di Milano sono un punto di riferimento nazionale. Chiediamo anche misure per smaltire quei 5 miliardi,3 di contenzioso assicurativo radicate in 221.000 cause nei vari tribunali italiani. Abbiamo chiesto delle misure per cercare il più possibile di far arrivare risarcimenti alle vittime e agli assicurati, liberare quindi delle risorse e smaltire lavoro pregresso dei tribunali. Queste sarebbero misure anche in parallele, in accordo con lo stato emergenziale in cui ci troviamo. Ridurre la tassazione sulle polizze assicurative, la nostra del 26% è più alta della media europea, meno ridurla al 20% sulla base di quelle tedesche, ecco,
per esempio, non dico quelle spagnole che sono al 7%. Queste sono tutta una serie di articolate proposte e sicuramente una riforma dell'organismo di vigilanza, perché riteniamo che l'esperienza dell'amministrazione Banca d'Italia vada assolutamente archiviata come un'esperienza molto singolare, un organismo al mondo che ha come presidente direttore generale di un altro organismo che è la Banca d'Italia e non possa neanche essere scelto o dai cittadini o dai rappresentanti dei cittadini, come avviene in tutte le autorità di controllo e di vigilanza al mondo. Mi limito a queste parole e lascio la parola per ulteriori approfondimenti all'avvocato Sonia Monteleone. Grazie. Bene, grazie. Passerei la parola all'avvocato Sonia Monteleone, responsabile del settore assicurazione del Movimento Consumatori. Grazie. Buonasera. Entrando nell'argomento oggetto dell'audizione, confermiamo che la proposta di legge è un lodevole intervento rivolto a risolvere alcune delle criticità del settore della RC Auto. Al contempo dimostra e conferma la necessità e l'urgenza di ulteriori interventi nel sistema. Le scelte legislative effettuate in passato sono sempre state volte alla decurtazione dei risarcimenti e alla diminuzione dei diritti dei danneggiati, nell'errata idea che questo avrebbe comportato una riduzione dei premi assicurativi. Così in realtà non è stato. A proposito di decurtazione dei risarcimenti e compressione dei diritti, ecco che l'articolo 1 pare cogliere proprio nel segno. La previsione di una banca dati delle valutazioni è condivisibile. E proponiamo che le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative possano far parte di un tavolo volto all'elaborazione del questionario valutativo. Come dicevo, il sistema vede attualmente ancora diversi squilibri, il sistema delle RC auto. E considerato che la vigilanza del regolatore di settore non appare sufficiente, vigilanza che non convoca le associazioni dei consumatori da oltre un anno per le riunioni periodiche, nemmeno mediante incontri telematici, e quindi più che mai urgente attuare tale misura. Riteniamo che in un sistema dove ancora si fa fatica ad avere un'informazione chiara e trasparente da parte delle compagnie, si fa fatica ad ottenere l'integrale risarcimento del danno, anche per il proliferare di clausole inserite nei contratti assicurativi, volte a ridurre, diminuire i risarcimenti, questo anche nelle RC auto, dove non è assolutamente ammissibile. Quindi riteniamo che questo articolo sia utile per i consumatori e funga anche magari da deterrente per le compagnie. Sull'articolo 2, niente, nelle more è stato istituito il contratto base. Auspichiamo che l'attuazione del decreto non sia alterata, che il preventivatore contenga tutti gli elementi necessari per comparare il semplice contratto RC auto e non sia assolutamente un propagatore di clausole vessatorie. Sull'articolo 3 siamo d'accordo su qualsiasi formulazione, su ogni strategia che è volta a combattere l'evasione dell'obbligo assicurativo, più che mai urgente è più che mai urgente recuperare una quota dei premi non pagati per rendere anche a questo modo più efficiente possibile ed efficace l'attività del fondo vittime della strada. Banalmente, più assicurati ci sono, maggiore è la contribuzione del fondo, la cui struttura e funzionamento devono essere però radicalmente rivisti e riformati. Sull'argomento scatola nera, l'autorità di vigilanza ha manifestato nella propria audizione, ho letto, soddisfazione per il fatto che in Italia circolano 5 milioni di veicoli dotati di scatola nera. Al contrario del parere del vigilante, a noi desta seria preoccupazione questa circostanza. Abbiamo già ampiamente rappresentato al MISE le criticità attualmente presenti sui dispositivi operanti, e quali sforzi normativi e regolamentari bisogna ancora fare per raggiungere, risultati soddisfacenti. Non sto a elencarvi tutte le criticità, ve
me ne elenco alcune: l'accesso agli atti, ai dati in casi controversi, spesso abbiamo dei falsi positivi, estremamente difficoltoso, ci vuole almeno mesi, anche un anno, i costi del dispositivo sono a carico del cliente, non sono portabili in caso di cambiamento. La legge 124 ha fornito, prevede tra l'altro che queste risultanze siano considerate piena prova in un giudizio, e è necessaria quindi è urgente una correzione sul punto. Lo sfaldamento tra l'altro del concetto di bonus malus attraverso l'utilizzo della scatola nera rischia di creare in futuro meccanismi tra l'altro perversi di modulazione tariffaria sia all'interno degli utilizzatori di questo strumento o per l'appunto di selezione avversa nei confronti di chi invece legittimamente, magari per ragioni di privacy, tale strumento non lo vuole installare. Passando alle spese, all'ultimo argomento, le spese di resistenza, l'attore, è necessario premettere che l'attore, quando promuove un'azione giudiziaria, deve necessariamente integrare il contraddittorio anche nei confronti del responsabile civile. La legge, quindi andiamo all'articolo 1917 del Codice Civile, e la giurisprudenza sono chiare sul punto, quindi nel ritenere che le spese di resistenza del responsabile civile vadano corrisposte sempre. Il problema in realtà non sono le spese di resistenza previste dal codice, ma è la CAD stessa che ha creato e continua a creare parecchie distorsioni al sistema, nonché causa anche dei maggiori costi delle polizze. Differentemente da quanto auspica l'Istituto di Vigilanza, non va rivisto il sistema del forfè, quindi non è semplicemente una revisione del sistema del forfè, ma va risolto il problema alla fonte, a nostro parere, tramite l'eliminazione della procedura del risarcimento diretto. Io ho terminato, passo le parole a chi eventualmente mi segue. Grazie. Allora, in ultimo, l'avvocato Sergio Tomaino, portavoce del Dipartimento Assicurazioni dell'Associazione Consumatori Utenti. Grazie. Grazie, buonasera e grazie per l'opportunità. Io anche per intendo contenere anche il mio intervento a beneficio degli altri, faccio mie le osservazioni di Silvia Castronovi in toto. Volevo solo aggiungere due cose. Intanto due segnalazioni che potrebbero eventualmente divenire degli emendamenti. Intanto abbiamo osservato che soprattutto per il Covid sono diminuito sensibilmente il numero dei sinistri, e questo non è una diminuzione anche del premio delle polizze. Per cui la nostra proposta sarebbe quella di istituire, chiamiamolo osservatorio, chiamiamolo come vogliamo, composto da osservatorio da membri del Parlamento, dall'ANIA, dall'IVAS e ovviamente dall'Associazione Consumatori, che monitori almeno semestralmente il numero dei sinistri, andando poi a impattare queste revisioni semestrali su quelli che sono i premi delle polizze. La seconda, volevo riprendere una vecchia proposta che serve anche a premiare i cittadini, gli assicurati virtuosi. Il famoso collegare le polizze alla patente, appunto, una sorta, cioè la portabilità della patente di cui parlava prima il collega, collegandola come una vecchia proposta alla patente. Quindi questo per far sì che vengano premiati i cittadini, gli assicurati virtuosi. Grazie. Bene, allora invito i colleghi se ci sono domande. Io qua sullo schermo non ne vedo. Onorevole Colletti. Ah, scusi. Ok, va bene. Prego.
Sì, grazie Presidente. Più che una domanda, in realtà volevo semplicemente fare una piccola precisazione, perché intanto ringrazio tutti gli auditi per l'apporto del loro punto di vista, che per noi diventa molto molto importante, se non fondamentale. E volevo semplicemente ribadire riguardo all'articolo 3. Mi è capitato di ascoltare poc'anzi che è stato detto che bisognerebbe utilizzare strumenti che al momento già sono stati posti in essere dalle forze dell'ordine per salvaguardare appunto l'uso sconsiderato del veicolo sprovvisto di assicurazione. Mi riferisco in questo caso ai sistemi di rilevazione come Tutor piuttosto che zona a traffico limitato con le rispettive telecamere. Bene, siamo a conoscenza di questi sistemi che al momento sono solo utilizzati in minima parte, però vorrei ribadire il concetto che proprio perché questi strumenti non vengono utilizzati in larga scala in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale, favorirebbero sicuramente degli squilibri tra territori dotati di questi dispositivi di sicurezza e altri che invece non lo sono. Per cui ritengo che un sistema vada affiancato all'altro, quindi bene continuare ad utilizzare questi strumenti per le forze dell'ordine, ma ritengo fondamentale incrociare la banca dati dell'ANIA con quella della motorizzazione proprio per estrapolare tutto quel nucleo di polizze di veicoli che al momento sembrerebbero circolare senza assicurazione, ma che è vero, come sosteneva un audito, possono essere anche ricoverati sul suolo privato, per cui non necessariamente debbano essere provvisti di assicurazione. Questo significherà magari una piccola incombenza in più da parte del proprietario, ovvero semplicemente segnalare, dichiarare che il veicolo è sprovvisto di assicurazione perché non circolante, ma grazie a questa dichiarazione si potrebbe comunque ampliare questa banca dati che ancora una volta fornirebbe alle autorità competenti e relegate al controllo sul territorio la consapevolezza che quella targa veramente non possa circolare perché dichiarato appunto dal proprietario. Per cui, a mio avviso, ci permetterebbe di avere una conoscenza più approfondita del parco circolante, dei veicoli circolanti. E in questo modo scongiurare anche tutte quelle eventuali truffe che, non dico quotidianamente, ma molto spesso, risaltano, nella cronaca, di clienti che, pur pagando il premio assicurativo, pensano di essere, protetti, quindi assicurati, in realtà altro non hanno fatto che dare, nuova linfa a sistemi criminosi. Grazie. L'onorevole Andrea Colletti, prego. Sì, grazie Presidente. Ringrazio gli auditi e vorrei fare una domanda specifica. Mi è capitato, e penso che sia capitato a tutti gli utenti, di verificare quanto sia difficile passare da un'assicurazione all'altra a causa delle classi interne di merito che inseriscono le assicurazioni, che è un modo, diciamo, per evitare la concorrenza fra le stesse assicurazioni. Io vi vorrei chiedere se ritenete utile l'abrogazione specifica, perché ovviamente la classe interna di merito non è prevista in nessuna legge, sono previste esclusivamente le classi di merito. Se sia migliorativo, almeno per gli utenti e per la concorrenza, prevedere ad esempio il divieto per le assicurazioni di inserire le classi interne di merito. Grazie. Bene, non vedo altre domande, quindi chiedo agli auditi se chi risponde o se c'è qualcuno o più persone rispondono alle domande. Posso, Andrea Bugiardo, Federconsumatori? Prego. Abbiamo, a mio parere, un problema che andrebbe affrontato in modo più radicale, ossia che non vi è un'effettiva premialità dalla condotta, diciamo, corretta dell'utente automobilista e per converso non c'è un'effettiva sanzione nella condotta meno corretta. Sarebbe opportuno superare il sistema bonus malus in senso stretto e ricondurre
quantomeno una quota parte significativa del premio di polizza a quello che è la condotta di guida dell'utente e quindi rendere quanto più premiante possibile la conformità alle norme della circolazione stradale al corretto utilizzo quindi delle strade. Ciò da un lato per garantire quanto più possibile la sicurezza di tutti i fruitori e dall'altro anche per, con tale incentivo economico, trovare modo di favorire quanto più possibile l'adozione di comportamenti corretti. Quindi è vero che c'è questo problema delle classi di merito interne, ma si tratta in realtà di classi di merito quasi meramente fittizie, che non comportano degli effettivi e concreti significativi benefici per chi va a rinnovare la propria polizza di assicurazione. Anche in caso di zero sinistri, anche per anni il premio assicurativo resta pressoché invariato anno dopo anno e ciò si traduce naturalmente in un disincentivo a questo punto a mantenere una condotta di guida corretta. Tra le proposte che si potrebbe fare c'è quella di collegare quantomeno in quota parte il premio assicurativo a quelli che sono gli strumenti già in uso in merito alle patenti. Quindi, ad esempio, i punti patente potrebbero essere tra i criteri da utilizzare ai fini anche della determinazione del premio. Comunque, esistono tutta una serie di fattispecie per le quali personalizzare, diciamo, il premio quanto più possibile in funzione della condotta di guida dell'utente, onde appunto da un lato favorirne la corretta condotta e dall'altro garantire dei benefici economici. Grazie. Bene, c'è qualche altro Sì, intervento? sono Stefano Mannaccio e due piccole osservazioni in merito a quello che ha detto Colletti. Sì, dal nostro punto di vista le classi di merito interno andrebbero abolite per un motivo. Negli ultimi 20 anni la riduzione dei sinistri, secondo dati ANI, è passata dal 9,60 al 5,40, si è ridotto del 46%. In epoca pandemica, sempre secondo dati ANIA che vengono rilevati, per rispondere al collega dell'ACU, c'è una pubblicazione che si chiama ANIA Trends che rileva i numeri dei sinistri, si è ridotta a circa il 3,60%. Le classi di merito interne hanno come ratio, siccome molte classi si sono spostate verso la prima e la seconda, di differenziare i premi. Partendo dalle prime classi, quindi ci sarà la prima classe superior e la inferior, quindi non è un modo. Certificato Confermo assicurativo che non sia la chiave di riusciamo. volta. Ah sì, adesso sì. Noi riteniamo che la chiave di volta sia la portabilità del certificato assicurativo. Altra osservazione. Variare i premi in relazione alla condotta di guida. Il bonus malus serve perché se uno ha un incidente ed è responsabile va in bonus, in malus, cioè viene punito. La condotta di guida, attenzione ai meccanismi di selezione avversa, ne ha parlato prima Sonia Monteleone. Praticamente si sente molto male, quindi io inviterei il dottor Stefano Mannaccio eventualmente a mandare una memoria scritta in rapporto a quello che voleva evidenziare, perché non l'abbiamo sentito anche a tratti e adesso in questo momento non lo sentiamo più. C'è qualche altro intervento? Se Logica, no, grazie. ricordo a tutti che è possibile sempre mandare interventi scritti o
diciamo, risposte che non è stato possibile compiutamente effettuare. Quindi io ringrazierei a questo punto, se non ci sono altri interventi, ringrazierei la dottoressa Silvia Castronovi, il dottor Andrea Grazie Pulceddo, il dottor Stefano Mannaccio, che ci a dispiace aver sentito purtroppo a tratti, lei. Grazie. No, no, no. l'avvocato Sonia Monteleone, Grazie. l'avvocato Sergio Tomaino. Bene, grazie a tutti. Buonasera, buon lavoro. Buonasera. Buonasera a Grazie. tutti. Buonasera.